Radio Radicale, siamo con Antonello Falomi, presidente dell'Associazione degli ex parlamentari, per documentarvi di un altro capitolo della battaglia che riguarda i vitalizi. Il presidente della Camera Fico si è rivolto al collegio d'appello della Camera dei Deputati, Autodichia, per chiedere l'annullamento della mitigazione della riduzione dei vitalizi che era stato disposto dal Consiglio di giurisdizione in primo grado. Allora, si tratta di situazioni molto particolari che toccano le vicende. Noi non possiamo fare i nomi, ovviamente, per una questione di privacy, ma delle difficoltà che vivono alcuni anziani parlamentari che non hanno i mezzi di sostentamento per andare avanti. Allora, ci spiega che cosa è successo e che cosa succederà? Dunque, è successo questo, c'è una premessa da fare. Nell'aprile scorso il Consiglio di giurisdizione della Camera dei Deputati, cioè l'organo di giustizia interna di primo grado, ha deciso di annullare una parte della deliberazione che taglia i vitalizi, che riguardava questa parte, la mitigazione per chi si trovasse in condizioni di salute e di reddito difficili, definendola troppo restrittiva e quindi chiedendo all'ufficio di presidenza della Camera di cambiare questa parte della delibera. Beh, sono trascorsi 7 mesi prima che l'ufficio di presidenza della Camera varasse nuovi criteri meno restrittivi di quelli stabiliti dalla delibera. Nel frattempo, molti di questi che avevano fatto istanza di mitigazione all'ufficio di presidenza si sono rivolti nuovamente al giudice interno e hanno chiesto la sospensione cautelare della delibera, che è stata concessa a molte persone e che è una sospensione cautelare che dà dei criteri di mitigazione migliori di quelli poi stabiliti dopo 7 mesi dalla Camera. Ora, al di là di tutte le, come dire, gli arzigogoli giuridici, le argomentazioni giuridiche spesso infondate che sono alla base della richiesta di sospensiva, in realtà quello che emerge è questo, che la Camera dei Deputati, nella persona del suo presidente, si è arrabbiata perché i giudici hanno concesso dei criteri migliori, meno restrittivi, per gli ex parlamentari che avevano fatto la richiesta. Ecco, Fico si è rivolto all'avvocatura della Camera dei Deputati. Sì, si è rivolta all'avvocatura, si è rivolta al segretario generale e hanno fatto questa richiesta di sospensiva. Però la sostanza è esattamente questa, cioè c'è un accanimento nei confronti di ex parlamentari che veramente fa impressione da questo punto di vista, cioè, ma qui stiamo parlando di persone che sono o invalide al 100%, di persone che devono usare costantemente terapie salvavita perché sono affette da gravi patologie e di persone le cui condizioni di reddito sono gravemente deteriorate, cioè che non hanno altri redditi. E se ce l'hanno al massimo non possono superare i 500, 492 euro al mese. Quindi condizioni veramente di persone che stanno male. La cosa che mi impressiona appunto è che nei confronti di queste persone che sono molto anziane ci si accanisce ancora una volta, salvo poi quando qualcuna di queste muore, fare i discorsi qui in aula di commemorazione per spiegare quanto erano stati bravi. Ecco, lei si riferisce a un caso che si è verificato qualche mese fa per una grande giornalista che è stata parlamentare negli anni 60. Esattamente, ma mi riferisco anche più recentemente al caso della ex presidente dell'ANPI, deceduta, diciamo così. Una volta, evidentemente, gli ex parlamentari vanno bene solo da morti, ed è veramente da questo c'è un accanimento. Che al di là delle persone che vengono colpite, ripeto, si tratta di persone in gravi condizioni, al di là di questo dimostra un accanimento antiparlamentare contro la funzione parlamentare, dietro la quale c'è l'idea che il Parlamento deve essere liquidato. Questo è il punto che a me impressiona. Ecco, vogliamo ricordare anche che Fico, quando si
raggiunse l'accordo per ridurre e ricalcolare i vitalizi, disse che si sarebbe tenuto conto delle condizioni degli ex deputati, delle condizioni di salute e di vita. Sì, disse questo, ma scrissero pure nella delibera che si sarebbe tenuto conto, ma quello che avevano scritto erano delle condizioni impossibili, tant'è che il giudice è fatto da politici, da giudici interni della Camera. E però sono avvocati di primo... E sono avvocati, cioè... che quindi sono pure attenti alle questioni del diritto, e quindi a questo punto, diciamo così, il giudice ha censurato quelle cosiddette misure di mitigazione di cui parlava Fico all'inizio. Non solo, ma una volta che quelle misure sono state censurate e cancellate, ne hanno fatte delle altre, facendo finta di dare qualcosa, in realtà mantenendo il carattere restrittivo. Però ripeto, si tratta di persone anziane, malate, con scarsissimi redditi. Senta, oggi è un anno esatto, cioè il 15 febbraio di un anno, sì. Anzi il 14 credo, no il 15, è un anno esatto dalla manifestazione di Piazza Santissimi Apostoli del Movimento 5 Stelle che scese in piazza contro i vitalizi. Allora, noi ricordiamo che i ministri del Movimento 5 Stelle arrivarono con le auto blu. Che ricordo, anche se non ha partecipato, di quell'iniziativa? Beh, io ricordo, diciamo così, di quell'iniziativa, primo, che era un'iniziativa che si è tenuta in piena dichiarazione di stato d'emergenza per il Covid, perché lo stato d'emergenza era stato dichiarato il 31 di gennaio. Quindi forse sarebbe stato più prudente, anche se ancora non erano partiti i lockdown, sarebbe stato più prudente probabilmente rinviare. E ricordo anche che nello stesso giorno noi facemmo una conferenza stampa qui all'Hotel Quirinale, contestando punto per punto, di cui naturalmente la RAI non ha praticamente dato alcuna notizia. Abbiamo fatto un ricorso all'autorità per le comunicazioni, ma anche l'autorità per le comunicazioni ci ha detto che c'è l'autonomia dei direttori dei telegiornali e che quindi si poteva cancellare il nostro punto di vista, perché in quel momento, diciamo, l'unico punto di vista era quello del Movimento 5 Stelle. Allora, io la ringrazio, vedremo come andrà questo, diciamo... Sì, io voglio solo aggiungere una cosa, che a questo punto però è bene, perché io voglio ricordare che i giudici di primo grado della Camera ancora non si sono pronunciati sulle questioni generali, si sono pronunciati solo su un aspetto particolare della deliberazione, e tutta questa situazione nasce anche dal ritardo con cui loro dovrebbero pronunciarsi. Quindi l'invito che io rivolgo ai giudici è: pronunciatevi. Bene, io la ringrazio, ringrazio Antonello Falomi, col quale abbiamo parlato, lo vogliamo ricordare, dell'iniziativa del Presidente della Camera che si è rivolto all'Avvocatura dello Stato contro la mitigazione della delibera sui vitalizi presa dal Consiglio di Giurisdizione della Camera, e Fico si è rivolto al Collegio d'Appello. La ringrazio. Prego.